Ilary Blasi, Jeremias e Cecilia favoriti al Grande Fratello? Ecco la verità. Grande Fratello VIP 2, il web accusa il programma di favorire Rodriguez e Ilary Blasi risponde. L'onda delle polemiche che quest'anno ha travolto la seconda edizione del Grande Fratello VIP ha sicuramente contribuito, nel bene e nel male, anche ad accrescerne la sua popolarità. Fin dalle prime settimane infatti gli argomenti trattati dal programma e le discussioni tra i concorrenti all'interno della casa hanno animato fortemente gli utenti sui social, tanto da spostare il dibattito sui principali salotti televisivi e riuscire a dividere telespettatori e opinione pubblica. Questa volta sotto l'occhio del ciclone ci sono i fratelli Rodriguez, accusati di essere trattati con un occhio di riguardo dagli autori del programma. L'amicizia di Belén Rodriguez con gli addetti ai lavori del Grande Fratello VIP 2 infatti avrebbe insospettito molti che, senza neanche troppi giri di parole, avrebbero apertamente espresso le proprie perplessità al riguardo. A cercare di placare la polemica tuttavia è intervenuta direttamente la padrona di casa, Ilary Blasi, la quale, intervistata da uno dei giornalisti di Libero, ha voluto fare qualche precisazione al riguardo. Secondo la conduttrice in particolare non conta tanto essere favoriti dal programma ma dal pubblico, i Rodriguez ricevono un occhio di riguardo perché fratelli di Belén? Quello che conta è il giudizio del pubblico, se applaude o meno, ha detto nell'intervista I cavalli si vedono all'arrivo e ha aggiunto poi, sottolineando quindi l'inconsistenza delle insinuazioni. Ma perché sono sempre di più i telespettatori a pensare questo? E come mai puntano il dito proprio contro Ignazio e Cecilia Rodriguez? Per capire cosa e quali episodi hanno portato le persone a casa ad accusare il Grande Fratello VIP bisogna fare qualche passo indietro. I primi sospetti sono nati con l'entrata in casa di Belén, i fan del programma nello specifico non avrebbero visto di buon occhio questa mossa del Grande Fratello perché, secondo molti, avrebbe solo cercato di spostare l'attenzione sulla bella Argentina, facendo in questo modo dimenticare le discussioni agitate che avevano coinvolto Jeremias nella settimana precedente. A non essere piaciuto tanto al pubblico è stato anche il rientro in casa del fratello di Belén dopo l'eliminazione della scorsa settimana. Il meccanismo poco chiaro della nomination a catena, l'impossibilità che molti hanno avuto nel poter esprimere una propria preferenza attraverso il televoto e la battuta da parte della Jalapas Band al riguardo di fatti non avrebbe fatto altro che alimentare i sospetti di molti. Ma quello che tuttavia avrebbe fatto più parlare in queste settimane sono stati i numerosi incontri ravvicinati tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez all'interno della casa del Grande Fratello VIP. La passione che ha travolto la nuova coppia non è di certo passata inosservata e, dopo la richiesta mossa dal web di escludere i due concorrenti dal gioco per atti o scene in luogo pubblico, la risposta arrivata dal Grande Fratello al riguardo non ha convinto molti. Per il programma non ci sono dubbi, i due ragazzi restano nella casa. Un hashtag per mandare fuori dalla casa Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Contro la neocoppia nata all'interno della casa si è mobilitato direttamente il web che, per diversi giorni, ha mantenuto tra i trend di Twitter l'hashtag cancelletto Cecilia e Ignazio fuori. Le accuse dei telespettatori sono diverse ma di fatto tutti, compatti, non hanno fatto altro che usare gli spazi a loro disposizione per far sentire il proprio disappunto.
nonostante la mobilitazione di massa e le continue lamentele fatte arrivare agli autori del programma attraverso i principali social. Cecilia e Ignazio però continueranno a rimanere all'interno della casa del Grande Fratello VIP. La loro storia forse non piacerà a molti ma, un fatto è certo, di sicuro fa parlare.